Domenica alle 13 alle 18.55, quarta puntata di Campagna Amica, l'appuntamento di Coldiretti Belluno che ha il sostegno della Camera di Commercio con il mondo agricolo bellunese, gli operatori, i prodotti, le tante realtà che rendono un importante servizio al territorio. È una bella importanza perché intanto diamo dei prodotti a tutti i turisti e a tutta la gente che arriva, prodotti buoni, sani e puliti. Inoltre, facendo questi tipi di prodotto e con le promozioni, con le feste e così, si riesce a mantenere anche il territorio, perché un'importanza è anche mantenere il territorio. Come intende l'agricoltura la cooperativa La Fiorita? Noi come cooperativa e tutti i soci lavoriamo senza la chimica. Non vogliamo diserbanti, non vogliamo conservanti, per appunto anche, oltre che dare un prodotto buono e sano, mantenere anche il territorio. Si può vivere di agricoltura anche con una piccola azienda? Noi abbiamo soci che lo fanno di professione, ci sono tanti soci che lo fanno a part time. L'importante è specializzarsi su un prodotto, o due o tre al massimo, e fare i prodotti fatti bene e venderli bene, insomma. La cooperativa La Fiorita è l'artefice principale a Cesio Maggiore in questo fine settimana di un evento di grande richiamo, la Festa della Patata. Un impegno importante. Ma impegno c'è tantissimo. Qui siamo oltre 50 volontari che da lunedì per preparare la Festa della Patata. Però già la settimana scorsa abbiamo fatto il Guinness dei primati del gnocco e abbiamo lavorato una quarantina di persone per due giorni a preparare tutto e finalmente siamo riusciti a raggiungere anche il record, che è molto importante per promuovere il nostro territorio. Oltre che a questo, la festa promuove i prodotti. Noi diamo da mangiare tutti i nostri prodotti del territorio. E torniamo a Campagna Amica di Coldiretti. L'appuntamento è rinnovato dunque a domenica alle 13 alle 18.55, con repliche lunedì alle 21.05, martedì alle 18, venerdì alle 14 e sabato alle 11.